Amici di Selroma TV, abbiamo chiesto oggi agli italiani che cosa ne pensano del maxi emendamento, ma soprattutto della caduta del governo Berlusconi. Cercheremo quindi di capire qual è la loro opinione in merito e soprattutto che cosa ne pensano ormai dell'ex premier. Andiamo a scoprirlo. Cosa pensa della caduta del governo Berlusconi? Era ora. Beh, diciamo che forse era ora, aspettavamo tutti quanti, per me va bene. Sono sicuramente favorevole al fatto che ci sia un ricambio. Ritiene che il governo sia stato responsabile dell'attuale situazione economica del paese, cioè della crisi? Beh, diciamo che non è che si possa dire che da oggi è successo questa crisi e quindi ci siamo trovati. No, sicuramente è nata già in anni precedenti, governi precedenti. Ha contribuito moltissimo a questo. Ah, lui non ha fatto niente per evitarla, perché ha pensato solo ai suoi interessi, questo lo sanno tutti. Lui è salito al governo per non essere inquisito dalle magistrature, quindi più stava lì attaccato alla poltrona, meno le magistrature lo potevano attaccare, lo potevano portare in prigione. Quindi era un salvacondotto per lui il governo, però degli italiani, del paese e di tutto il resto non gliene importava niente. Maxi emendamento, legge di stabilità, sono parole che circolano moltissimo in questi giorni, ma effettivamente secondo lei che cos'è? Ma io credo che sia una sintesi di quello che l'Unione Europea ha chiesto all'Italia, anche se sicuramente spero che non venga, diciamo, attuata così come c'è stata chiesta, ma che venga, diciamo, personalizzata rispetto ai problemi italiani. Sì, secondo me è una trappola come tutte le altre. Parole, il famoso politichese, parole assurde che non si capisce il significato, solo per fregare la gente. Se devo essere sincera, dico di no, non ho capito. Probabilmente saranno delle regole che dovremmo rispettare tutti quanti? Io me l'auguro. Ieri l'ex premier ormai ha rilasciato un videomessaggio, lei ha visto cosa ha detto? Un pezzetto microscopico, ma non mi interessava. Non lo guardo, quando lo vedo cambio canale, non ascolto la voce, quindi non ne so niente. Non mi interessa assolutamente di quello che ha detto, l'importante è che sia andato via. Che cosa si aspetta invece dal governo Monti, un governo tecnico? Beh, forse più serietà. Ben poco. Lui farà il tappabuchi, aspettando le elezioni. Farà quel che potrà per sistemare qualcosa, ma non è che può fare il miracolo. Lui ha lasciato un disastro, una specie di crollo mondiale, quindi che potrà fare mai? Farà qualcosina, farà quello che può, giusto per arrivare alle elezioni, poi dopo si andrà alle elezioni. Non mi aspetto grandissime cose, la cosa più importante secondo me è adesso cercare di risolvere in parte i problemi economici, ma soprattutto di avere una riforma elettorale che consenta di votare in modo serio. Pagare, pagare, pagare.